ติดราคา 4,990 บาทเหลือเพียง 2,490 บาทเท่านั้นครับเพื่อคนที่คุณรักจะรอช้าอยู่ใหญ่ของแท้ต้องทีวีเดล็กเท่านั้นนะครับร้องเย็นมิ่งเมืองระบาดfigo che c'è già la musica e non la devo mettere io. Questo qua è il punto più alto di tutta la città di Prae. No, ho capito come si pronuncia? Pre o Prae? Si okay. Tiene, no? Prata doi? Prata doi ling. Prata doi ling. Ling. Ok. Prata doi ling. Prata doi ling. Prata doi ling. È il nome di questo luogo meraviglioso. È una versione un po' più bassa e facilmente raggiungibile del Wat Tham Sua nel sud della Thailandia. Altro bellissimo tempio!ศาสนสถานต่างๆที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้เรียกว่าศาลาพระนอนTempio molto bello, forse uno dei più belli che io abbia mai visto qua in Thailandia, perché sinceramente era proprio... E adesso volevo farmi un giro qua sotto, vedete che ci sono tanti negozi, perché comunque pur essendo una zona poco frequentata deve essere almeno turistica per i local, non lo so. E dall'altro lato, tipo davanti all'ingresso del tempio, c'era un barettino che vendeva il ghiacciolo al durian. E visto che abbiamo ancora un po' di tempo ci faccio un giro, anche perché Diana mi ha prestato 100 baht, devo ritirare i soldi. Non so se sarà buono come il durian, ma di certo puzza come il durian. Comunque è algida. Allora, di solito quando mangi il durian, che è conosciuto ai più come il frutto più puzzolente del mondo, l'odore è completamente diverso dal sapore. Il sapore è una roba eccezionale, però oggettivamente puzza di morte. Questo ghiacciolo puzza di morte, però un pochino di odore ti rimane anche quando lo mangi. Allora... il sapore in realtà nascosto all'interno del ghiacciolo, che più che un ghiacciolo è un gelato alla fine, non è male, sa abbastanza di durian. Però il problema è che ti gira in bocca la puzza mentre lo mastichi. Di solito ho sempre dei paragoni che rendono l'idea dei gusti un po' strani che vado a provare. Qua è come succhiare il pollicione di un pescatore che ha tenuto gli stivali di gomma tutto il giorno.
nell'Adda. Però ad essere sinceri, lo sto continuando a mangiare perché alla fine ci sta con questo caldo. Alla fine è pur sempre un ghiacciolo. Ghiacciolo barra gelato. L'impatto iniziale dura tanto, però superato quello, buono. Sarei curioso di farlo provare anche alle ragazze, ma mi sa che stanno ancora fotografando all'interno del tempio. Un po' puzza, eh. Ho sempre mangiato bene. Sa di soffritto. All'odore sembra cipolla. Questo è il sapore. Posso prendere anch'io un pezzo di mortadella? Sì. È buono. È buona, sì. È mortadella thailandese? Sì. Ma è tipico di questa zona? Sì. Guarda lei quant'è ne ha presa. Vabbè, stiamo facendo un pranzo della Madonna, a un certo punto hanno portato le omelette e io ho detto, ma io queste qua le ho già viste. Voilà. C'è dentro il pad thai. Wow, bellissimo. Che spettacolo. Però in questo momento qui in Thailandia, allora tanto a sinistra qui il nostro party tram ci sta portando in giro per la città di Nan e adesso siamo venuti a vedere uno dei templi più importanti che però ha come al solito le impalcature. Ormai ho perso il conto dei templi che ci hanno fatto visitare durante questo tour e che in generale ho visto in Thailandia, però a me continuano a piacere. La cura con cui realizzano queste statue di cera è impressionante. Cioè ragazzi, ha anche tutti i capelli attaccati uno ad uno. Questo tempio ha anche il wifi. Non so quanto costa quella. Quanto? Uno, one. In realtà non ho mai giocato alla lotteria in vita mia, volevo soltanto questo bellissimo biglietto. Ciao ciao! Adesso siamo venuti a vedere la bottega di questo signore di 93 anni, 96, che fa l'argento. Allora come questa frutta e poi questa frutta abbiamo anche esportato. Mi ha detto che dopo andiamo a cercare il durian al mercato. Dai, lo troviamo. Non è periodo però. Io ho una regola, se qualcosa viene venduto sopra un motorino lo devo provare. Busta. È cocco. Sì. Credo che sia cocco. Yay. Non è cocco sudato, è il vero sapore del cocco buono. È stra buono. È buonissimo. Poi ragazzi, se lo vendono da un motorino, non puoi sbagliare. Stavo pensando che forse non aveva senso dartelo in una bustina di plastica piuttosto che nel cocco, che è biodegradabile e naturale. Però effettivamente così riesce a trasportarne molti di più. Costa 20 baht, quindi 50 centesimi. È strafresco ma non contiene ghiaccio, quindi non è rischioso. E dentro, come potete vedere, ci sono queste belle cose di... cioè è cocco più altra roba marrone. Quindi dopo lo apri e te lo mangi? Non è molto invitante. E non è neanche molto buono. Credo che in questo esatto momento abbiano chiuso la strada e tutti si sono riversati al centro per piantare le bancarelle. Erano tutti qua ad aspettare. Che figata! È stato fichissimo, a un certo punto qualcuno ha fischiato e tutti sono andati al centro della strada per prendere posto. E adesso è pieno di tavolini e stasera ci sarà il night market. Hey.